Dal 24 al 28 giugno si sono svolte le finali nazionali del calcio WISP. Lungo la riviera romagnola, tra Rimini e Bellaria, si sono incontrati centinaia di calciatori e calciatrici nelle discipline del calcio a 11, del calcio a 11 over 35, calcio a 7, calcio a 7 over 40 e calcio a 5 maschile e femminile. Abbiamo comunque cercato di caratterizzare facendo associazione, il settore tecnico arbitrale, ma anche dirigenti, voglio dire, territoriali, regionali e nazionali hanno manifestato veramente, come dire, una grossa soddisfazione, hanno notato un cambiamento all'interno di questa struttura. Le nostre associazioni, e questa è un'altra delle cose che abbiamo introdotto quest'anno, attraverso un questionario hanno mostrato interesse e anche, come dire, spirito propositivo, proponendo per le varie attività a tutti i livelli, il territorio regionale e nazionale, varie anche proposte di miglioramento della nostra attività, che saranno sicuramente, voglio dire, prese in seria considerazione. Calcio a 5 femminile è una disciplina che a WISP dà sempre tante soddisfazioni. I numeri delle partecipanti a livello territoriale, regionale e nazionale sono sempre in aumento. Abbiamo già iniziato a fare un nuovo percorso sulla formazione che si basa soprattutto sul senso di appartenenza all'associazione. Il nuovo tema di quest'anno è stato anche quello di trasformare un gruppo di arbitri in team building, con il valore aggiunto che può dare un gruppo. Questa manifestazione qua a Bellaria abbiamo convocato complessivamente fra arbitri di calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5 e osservatori 63 arbitri, più una decina di persone che operano all'interno dello staff. L'importanza del nostro arbitro, che deve essere all'interno della nostra, appunto, associazione, deve essere considerato come una figura fondamentale, perché nel momento che l'arbitro va a dirigere una gara, in quel momento è un rappresentante della nostra associazione. Se andiamo sui nostri campi, i campi minori, adesso vediamo un arbitro che non è solamente quello che deve far rispettare le regole del gioco, ma deve sorridere al calciatore, deve far vedere che ha la passione di questa attività, e come loro hanno la passione di giocare a calcio, l'arbitro deve far vedere che ha la passione, quindi compare col sorriso, che riesce a farsi percepire come quello che sta lì, con un denominatore comune che è appunto la passione del gioco del calcio. Stiamo anche lavorando sulla normativa, su come eventualmente modificare la normativa che abbiamo pubblicato nel 2009, per aggiornarla inserendo alcuni temi diventati importanti in questi periodi, tipo tutte le discriminazioni di qualsiasi tipo, e sono tutti argomenti che sono inseriti nella nostra carta etica, che è all'interno della normativa generale, e vorremmo provare a vedere se riusciamo anche a fare degli articoli specifici per queste problematiche che, ahimè, anche a livelli professionistici ci sono. Rispetto al passato siamo più presenti nella comunicazione, soprattutto nei social network. Più di ieri abbiamo investito sulla comunicazione, potenziando i contenuti presenti nel sito internet. Colgo l'occasione per ricordare che dal 17 al 19 settembre si svolgerà a Montalto di Castro, ormai sede storica, Matti per il Calcio. Sarà, come tutti gli anni, insomma, la manifestazione che va a chiudere la nostra stagione sportiva.